accanto a quelle che però saranno le dinamiche sportive, tecniche, l'incontro di venerdì per me avrà un sapore particolare, perché potrò andare a vedere l'Avellino a Udine. Per Angelo Manzi, Udinese Avellino non sarà una semplice sfida di Coppa Italia, ma molto molto di più. Nato a Gorizia da genitori irpini, Angelo vive da sempre ad Udine, ma ama soltanto il lupo. Sarà al Blue Energy insieme ai suoi figli per 90 minuti, all'insegna di un'emozione difficile da spiegare. Potrò andare a vedere l'Avellino a Udine, accompagnato dai miei due figli, da Elisa, quasi sedicenne, che ha già avuto il suo debutto in curva a Venezia, e che orgogliosa si presenterà con la sua sciarpa del gruppo delle Girls di Avellino, e Davide, 11 anni e mezzo, al debutto assoluto in curva, esattamente come 37 anni fa. Di cui ricordo poco l'aspetto tecnico, quello che mi porterò dentro per i prossimi anni di questa partita saranno gli aspetti valoriali, di emozioni, per vedere trasmesso quei valori di appartenenza che mio padre diede a me nei miei figli adesso. Angelo, che si fa chiamare Lupo esiliato in Friuli, ricorda perfettamente quel 15 marzo del 1987, quando i biancoverdi asfaltarono per 6-2 i friulani. Eravamo in fila a fare i biglietti per accedere alla curva sud, e ci fu un boato enorme, tanto che pensavamo che avessero segnato loro. In realtà eravamo talmente tanti che al primo gol che facemmo sembrava che avessero segnato la squadra di casa. E mentre facevamo la fila ne sentimmo un altro ed eravamo sicuri che avessero pareggiato, ma con una certa anche sollievo, perché comunque era un buon pareggio. E in realtà, quando scoprimmo che eravamo in vantaggio 2-0, impazzimmo già durante la fila per fare i biglietti. E poi l'entrata nella curva fu un autentico spettacolo.